go. A te volo con pensieri. Niente voglio, niente spero che tenerti sempre a fianco a me. Sì, sicure chi sta mora, come so sicure te. Regno porta in braccio a me, pascia d'anno ma sti suona, ma poi chi agnerà per te, con me? Oi vita, oi vita mia, oi cora, chi scuora, si stata, o prima ora, o prima di tutta la massa rai per me. Della canzone italiana di New York, cosurdata innamorata, è giusto, e con no? Sta bella guagliona, facciamole un applauso. Grazie mille Elena Rossi. Grazie, ci vediamo dopo. Sì, grazie. Grazie a tutti. Io sono felice, emozionata, non vi vedo ma vi sento. Quanti siete? Assai belli. Allora, emozionata di ritrovare tanti amici, emozionata di ritrovare attraverso Rai Italia tanti telespettatori italiani nel mondo che ci seguiranno in questa importante manifestazione, la più importante manifestazione dedicata alla musica italiana fuori dall'Italia. E emozionata perché quest'anno ritrovo, non lo vedo da tanti mesi, Patrizio Rispo. Vediamo com'è, cambiato, no? Elegante, bello, simpatico. Un bacino me lo dai? Nubasil. Microfono, grazie. Eccola qua. Abbiamo messo a posto. Buonasera Francesca Alderisi, buonasera USA, America, buonasera italiani d'America, buonasera Italia, buonasera agli italiani di tutto il mondo. Io ho la fortuna di avere una grande professionista. Lo dice apposta. Ancora una grande donna. No, perché le donne sono fondamentali. Senza le donne, noi che siamo dei turzi, lo siamo da piccoli ma lo rimaniamo anche da grandi, saremmo niente, perché noi ci perdiamo, corriamo dietro al pallone, studiamo, facciamo. Dobbiamo parlare di invece musica. Lei è una professionista che mi consente stasera di rimanere cialtrone e bambino, non voglio fare niente, lei conduce la serata, lei sa tutto e io le darò fastidio sperando di divertirmi. Ah, la verità è che io sono a questa New York e la sera sto a lei casa e studio. Lei lui va in giro e si diverte. Infatti c'ho il jet lag, vorrei dire qua al comitato, all'organizzazione, posso venire 20 giorni prima della serata perché fatico a recuperare il ritmo. Li vogliamo salutare, allora ricordiamo, sì. Stiamo per dare inizio ufficialmente all'ottava edizione del Festival della Canzone Italiana di New York, che nasce da un'idea che hanno avuto, se la matematica non è un'opinione, 8 anni fa.
dei signori che interpreto qui in prima fila, che hanno creato l'Associazione Culturale Italiana di New York. Il chairman, Tony Di Piazza, il chairman. Tony Moulet, Tony Dumoulin, il presidente, Filippo Baroni, Luciano Saladino, sono tantissimi, poi c'è Stefano Santoro, sono in tanti, e ci tengo a salutare anche laggiù Tony. Ciao Tony, perché Fate. Siamo in diretta streaming tutti su ICM Radio. Hai Tony Cuomo, hai la radio che ci che tiene in contatto Italia-America. Tony Di Pasquale, sì. Tanto qua si chiamano Tony o Joe Frank, non si sbaglia mai. Ecco. Siamo tranquilli. Okay. Ma che stai dicendo? Mi raccomando, aprite le teste e spegnete i telefonini. Se i telefonini abbiamo sono una cosa micidiale, i telefonini, eh. I telefonini, io non ci capisco mai niente. Io ho fatto i figli per capire come funziona il telefono. Tu dai il telefonino a un bambino di 3 anni e ti risolve la cosa. Ma io qua sono sicuro, vedi, Nina Soldano è fidanzata con un è tanto. Si è fidanzato con questo solo per capire come funzionava il telefono. E lo stesso ha fatto pure Davide Di Venuto, si è fidanzato con la giovane bambina Serena Rossi perché non capiva niente del telefono. Ma il telefono spegniamolo e godiamoci la serata. That's when. Prima di presentare la giuria, simpatico, Patrizio, un applauso a Patrizio. E questi sono quelli del posto al sole, gli altri italiani del mondo, applauso a Patrizio. Siete un po' mosci, perché di che, da dove vieni? Siete stranieri, no? Allora, Caliendo, Madame Caliendo, Mr. Caliendo, my friend. Patrizio, wait a moment, please. I have to say something important. Quest'anno c'è un'importante collaborazione con Castrocaro. Castrocaro, quindi alcuni Castrocaro. Dei ragazzi, dei concorrenti arrivano proprio da Castrocaro. Non vedo perché ci sono le luci, però so che qui in sala, che è venuto direttamente dall'Italia, Claudio Rizzo, che è il componente del direttivo di Castrocaro. E ci tengo a salutare anche Claudio Berardinelli, che si occupa invece in Italia della selezione. E ringraziamo anche giovani. Rai Italia che ci... Già l'ho fatto, ma rifacciamolo, certo. Ma non c'ero ancora, io stavo recuperando. Lo possiamo rifare anche perché sono molto affezionati i nostri telespettatori. Sì, tutti gli italiani all'estero conoscono Sportello Italia, ma da quest'anno si chiamerà... No, buongiorno certo. Francesca. Cara Francesca. Già è andato in onda. Vabbè, però insomma, già è tanto ricordato. Ragazzi, ma come devo fare? Qualcuno mi aiuta? Perché io vogliamo credo che sono per giuria. 2 ore qua. Chiamiamo allora, diamo ufficialmente inizio al festival e chiamiamo la giuria. Sal Palmieri, uno dei fondatori di questo premio. È storicamente il fondatore della radio in lingua italiana a New York. Prego, ha organizzato i più grandi eventi musicali negli ultimi 50 anni. Il maestro Vince Tempera. Vince Tempera, io dirige sono l'orchestra, Vince Tempera. Vince Tempera e continua a essere una sua grande ammiratrice. Sì, buonasera. Arrangiatore, compositore, ha scritto sigle bellissime, è un grande musicista. Goldrick. Direttore d'orchestra. Avete capito che ha scritto Goldrick? Voi che siete tutti bambini, vi ricordate Goldrick, no? Si accomodi, sì. Grazie. Se seguiamo i tempi di Patrizio, chi sei tu? Il prossimo, il maestro Frank, anche direttore artistico. Frank RNRPQRSTUVZC. My friend, welcome. Frank, quest'anno direttore artistico in Italia. Racconta un po'. Esageriamo. Quest'anno sono stato invitato di nuovo. Mi hanno voluto affidare un ruolo di, chiamiamolo, direttore artistico. Io dico direttore artritico perché non fa per me essere, come dire, avere questi ruoli, questi titoli così, così importanti che ben altri meritano. Modesto. Quella cosa che mi fa piacere è che siamo riusciti a mettere insieme un bellissimo cast per questa serata. È vero, è molto alto. E insomma, vi stiamo riservando uno spettacolo che spero già vi stia piacendo. Grazie a tutti. Grazie a Frankie Aiello. Avete visto, abbiamo anche i fiori, ormai stiamo per diventare veramente un diretto concorrente di Sanremo. Guarda, ci siamo tutti vestiti carini, prima eravamo vestiti veramente una schifezza, perché l'unico che si è vestito una schifezza e prima era vestito carino è stato Frank High Energy. Ho capito, quindi questo mi lascia vado il segno. Sedere anche io in giuria. Vabbè, andiamo avanti, signori. La vera sorpresa, l'onore è stata una delle colonne sonore della mia vita. Anzi, se ricordo, Mariangela Labraccio, una grande attrice. Mariangela, ti ricordi la sigla di una delle nostre tournée? Appena entravamo in macchina e partivamo in tournée, qualche cosa mettevamo in macchina? Brava, ho detto, è l'Italia che va, signori. Rosalino Cella a mare, Ron! Presidente di giuria! Benvenuto! Wow. Grazie. Buonasera.
grazie, grazie. Va, piacere mio veramente, ma incredibile vedere qua questi colleghi, Serena Rossi presa dalla strada che era una scugnizza, che ora è diventata Ron vicino a me, io lo tenevo in macchina dentro al mangianastro, mossa qua. My friend, meraviglioso, è un onore veramente. È uno degli autori che ha scritto un numero di canzoni meravigliose. Quante ne hai scritte meravigliose? Per te tutte, non lo so, per te è facile. Non le ho mai contate, non, e credo che sia giusto così, andare avanti. Vai via. Le canzoni che vanno. Vabbè, sei uguale. Accomodati, grazie. Certo, te lo sarà dura, perché avevo ragazzi. Promesso a questo signore di portarti questo saluto. Hai da fare? Se non hai da fare, mi farebbe piacere averti in giuria. L'unica donna in giuria, Serena Rossi. Serena Rossi, vincitrice del tale quale la mia show. Bambina. Bravissima. Bella. Brava, talentuosa. Non ne ha sbagliata nessuna, l'unica, anzi una sola ha sbagliata. Posso dirlo? È la compagna di Davide De Venuto. Mamma mia. Ma per il resto le ha centrate tutte, una tenacia, un talento mostruoso, continua a stupirmi. Benvenuto e grazie. Si accomodi. Beh, una bella giuria, Patrizio, guarda, sono proprio belli. Belli e bravi. Se fossi nei pensa panni il primo, dei ragazzi. Pensa il primo che esce ora. Sì, allora, noi abbiamo fatto un sorteggio, quindi il primo è la sorte. Vorrei ricordare, importantissimo, le canzoni sono tutte inedite e tutte assolutamente in lingua italiana. Questo è importantissimo. Sapete quanto io ami la nostra lingua, quindi ci tengo a dirlo. Bella, amata e ancora tanto parlata nel mondo. Allora, è arrivato il momento di presentare, quindi dare ufficialmente inizio all'ottava edizione del Festival della Canzone Italiana di New York. Lui arriva da Poggibonsi, in provincia di Siena, è nato a Napoli e si chiama Vittorio Reale. Benvenuto Vittorio, wow che luce! Grazie, grazie a tutti. E come ti senti essere qui? Io mi sento benissimo. Io vorrei ringraziarvi innanzitutto prima di cantare, perché per me è già un'occasione essere qui. Va bene? Verso un sogno, sentite la canzone. Verso un sogno, Vittorio Reale. Io vado a riprendere Patrizio. Ciao. Grazie. Adesso guardo in faccia la realtà, ho in tasca una piccola poesia, tra i grattacieli e il fumo nello smog, io canto in italiano l'allegria, ho cercato in fondo a tutti i miei ricordi, nelle foto da bambino con i nonni, il mare, la mia terra, il profumo di caffè, ora sfido la mia sorte qui con te. Che mi trovo qui in America, corro e vado verso la mia musica, e credo questa strada sia la mia. E va oltre il cielo, oltre le distanze che ci sono, vago per le strade di New York e canto tuo fall'americano, a lavorare e parlare altre lingue, però dentro un cuore italiano, non ho le ali ma vorrei volare, ho preso un volo per non affogare e adesso tocco il cielo. Questo cuore che ti aspetta,
Grazie, grazie. Che inizio! Complimenti. Grazie. Grazie. La prima volta che sei a New York. Tra l'altro, Patrizio. La prima volta che sei a New York. Sì, la prima volta che sono a New York. Ancora più emozionante. Molto emozionante, una città da favola. Come cantare a New York? Per noi attori recitare in America, che abbiamo questo immaginario che ci ha seguito, è emozionante. Tanta roba, tanta qua roba. C'è fatta la musica, quella serie. Tanta roba. Volevo dire una cosa però su questa canzone, se mi permettete. Come no? Prego. Questa canzone io ho interpretato mio zio, che viveva, e ora fuori buon'anima, non c'è più, ma insomma, che era lui il personaggio di questa canzone, che ha trovato il suo sogno in questa America. Passiamo ai voti. Giuria, voti. Sal Palmieri, cominciamo da Sal. 9. Grazie. Maestro vince Tempera. Questo è indicativo capire ora il codice del maestro da dove parte. Parte alto. Grazie, vince Tempera, grazie. 8. Grazie. Serena Rossi. Grazie. Wow. Grazie. Direttore, 7. Va bene, grazie. Grazie. Ricordiamo che il voto del presidente giuria è... L'abbiamo spiegato prima, il voto è segreto del presidente della giuria, in modo che noi non sappiamo fino alla fine, non vi permettiamo di fare i vostri conticini. E poi il presidente ha la possibilità di dare anche il mezzo voto. Grazie qua. Vittorio per aver aperto il festival. Grazie a voi, grazie. Grazie, andiamo avanti, tanta musica. Tante canzoni, tanta emozione, tante risate con te, Patrizio. No, io non sono un comico. Cerco di mantenermi seria, ma è difficile vicino a te. No, perché anzi. Allora, chiamiamo Valentina Addabbo. Valentina, viene da Bari. Ha 17 anni. Cioè, ieri era piccola anche fisicamente. Mo ci avrà i tacchi, perché mo una pezza di ragazzi. Ah, 21. Prego, Valentina. Ah, vedi, te li porti benissimo. Allora, 17. Anche tu prima volta in America? In realtà no, è la seconda volta. Sono già stata a New York per fare un progetto con l'ONU. Sì, perché studio relazioni internazionali ed è un campo che mi affascina molto. Come ci sei arrivata qui al festival? Io sono curiosa di capire come dall'Italia i ragazzi sanno del festival. In realtà io ho vinto un festival partner che ha organizzato il maestro Battista Bia, giù vicino Bari, in provincia di Bari. E quindi lui stesso mi ha contattato, mi ha detto: guarda Vale, c'è questa bellissima possibilità. Ho detto: va, perché no? Cioè, già mi ero innamorata di New York e dell'America, ho detto: perché non provare? Quale genere di musica presenti? Perché da come sei vestita non riesco a capirlo, sapete che poi il vestito lirica, fa molto. È lirica? No, che lirica? Non è lirica. Non mi permetterei. No. È soul. Soul. Yeah. Allora, Valentina Addabbo, con altre parole, il titolo della canzone che hai scelto. Con altre parole, sì. Nostro pubblico. Grazie, prego. Grazie a voi. Bocca al lupo. Crepi. Ciò che eri, scrivi questo.
Grazie. Valentina! Bravissima, bravo, bravissima. Complimenti, bellissimo pezzo. Grazie Valentina. Vediamo la giuria, perché hai visto il composto. Qual è il metodo di giudizio che state seguendo? Il cuore, la tecnica, tutte e due insieme? Ognuno, tu il cuore, Serena? Un po' tutte e due, anche il messaggio che la canzone, insomma. Quindi porta. Sei più analitica. Le donne sono più determinate, non ci stanno, sono brave, sono bravissime, sì. Ron, tu che stai seguendo? Ma io mi sto beando, perché poi. Ah, ti lasci andare, godi. No, io sto godendo molto. È bravissima. Brava, infatti. Grazie. Sì. Siete brava. Complimenti. Grazie mille. Su cosa vi focalizzate nel criterio di valutazione? Perché veramente sono cinque elementi molto diversi, con storie anche molto diverse, musicalmente parlando, ecco. Ron, cosa guardi? Intanto, cosa vabbè, tra Valentina e Vittorio, insomma, sono due mondi diversi completamente, ma ognuno dei due, ho notato una grande sicurezza nel porsi e nel cantare, che non è una cosa così semplice, insomma. È un'occasione che, insomma, bisogna giocarsi fino all'ultimo. Io fino a un secondo fa dietro le quinte stavo morendo. Ah, sì. Poi però metto piede sul palco. Viva la sincerità! Ecco, è bello sentire anche queste confessioni di emozioni, bello. Che bello. Maestro? Del maestro tempo era bisogna avere. Assolutamente. Fino adesso hai messo due palle nella rete, nel senso che mi sembra buono, però devo dire che stando qui a New York dovresti andarti a vedere due o tre cose in locali di blues e rhythm blues. Beh, perché no, sarebbe bellissimo. Certo, vedi che serve il viaggio. Vedi che consigli che arrivano così. Traduciamo allora questo atteggiamento. Io secondo Bravo, me traduciamo i numeri. Lui da, cominciamo da direttore. Frankie. Lui dà un 8. 9. Grazie. Lei dà 9 pure lei. 9. Serena. Grazie. E forse vabbè, voi vedete che mi mette a influenzare Ronny. Però non lo possiamo dire, è segreto. Ah, non si può dire. Vabbè. Maestro. Maestro Tempera. Non esageriamo. 8. Salpa il mio, oh, grazie mille. Beh, vabbè, hai visto. Ci sta. Grazie. Complimenti. Grazie. Grazie. Patrizio, per fortuna che ho te che no, parlavo di determinazione, le donne. Quelle le donne, lo vedete? Lei com'è dura, è presente. Noi invece ogni tanto pigliamo, andiamo a vento come le barche a vele. Ecco, per fortuna che. Cioè, sto parlando, scusate. Finire, la dobbiamo finire con questa confusione, eh? Buonasera. Buonasera, e io sto qua sopra, io abito qua sopra e state facendo un macello. Stiamo dando fastidio. Scusi. Una caciara, date fastidio. Vabbè, ma si tratta di poco, poi ce ne andiamo su. Ho capito, però già io ho problemi di mio, io ho problemi. Problemi serissimi con mia moglie. Guardi, qua c'è una riunione di condominio. Sì. Qua stanno gli amministratori, noi la lasciamo. Grazie. Si lamenti, poi se è il caso ci cacciate, se no noi torniamo e andiamo avanti col festival. Va bene. Faccia quello che vuole. Lei che è anziano come me mi può capire, no? No, mi sembra più giovane lei. Però non hai capelli, io ce li ho. Beh. E ce l'ho. La soddisfazione mia ce l'ho. Stia attento che durano poco questi capelli. Ormai è fatta a me. Una manca poco. Fanno una caduta. Buonasera, fatelo che sono usciti gli amici nostri. Non va bene, c'è confusione, c'è crisi, c'è troppa crisi. Non si può stare più, troppa crisi. C'è talmente tanta crisi che ho fatto mettere un cartello qua davanti con la scritta cedesi attività. E mia moglie sotto appena ci ha scritto sì, ma è da ristrutturare però. Non va bene, con mia moglie abbiamo sempre problemi che lei si lamenta. L'altra sera eravamo sul divano, io a un certo punto pigliavo la mano, ce la mise sotto la schiena, poi ce l'ho messa sotto la coscia, poi ce l'ho messa sotto il ginocchio, poi ce l'ho messa. Lei non c'era più abituata a certe cose, a un certo punto già era bella acquaranata, che aveva i quaranate, aveva le vampate belle calde, mi si gira e fa, ma che ti sta pigliando? E io le dico, ha visto telecomando un mese? Abbiamo problemi con mia moglie, abbiamo problemi con mia moglie, ci sono problemi serissimi, che io fumo in casa, a lei dà fastidio. L'altro giorno le ho detto, sai, quando muoio io voglio essere cremato. E lei mi fa, c'è cenere casa pure dopo morto dobbiamo avere. Sono problemi seri. Dice che io non la soddisfo più. Per forza è 240 kg, come le pigliare io? Ah, come?
dice, ah, io no, non sono grassa, sembro grassa, 240, non è che sembri grassa, è che sei sempre attaccato al frigorifero, è questo. Io gli ho detto, staccate un minuto dal frigorifero, sembrate tutta una cosa questo frigorifero, non va bene. Non va bene, lei dice che è Costituzione, è Costituzione, è Costituzione, è Costituzione. Io la Costituzione italiana l'ho letta tutta e non c'è scritto da nessuna parte che mia moglie deve pesare 250 kg, non c'è scritto. Dice che non la soddisfo più sessualmente, che non trovo il punto G. Ma io manco sapevo che esistevano A, B, C, D, E. Sto punto G non è messo, mettetelo in un posto più facile, sto punto G. Non c'era un posto più semplice, più raggiungibile, no? Io tu mi ero a infilare, a mucciare, a nascondere. Dice che non la soddisfo più. Allora sono andato dal dottore e ci disse, mi aiutasse, dottore? Dice, facciamo per degli esami, facciamo degli esami. Mi ho fatto questi esami e alla fine c'era scritto PPS. Sono tornato dal dottore e ci disse, ma su PPS che cos'è? C'è un acronimo. E PPS che significa? PPS, pipisciare sulla mente, basta. Basta, ti può fermare. Ci ho detto, mi scusi dottore, onestamente, ma siccome ora ci sono queste pillole, me la dà una pillola che mi aiuta, no? Disse pillole che, insomma, gli amici dell'associazione conoscono bene, le sappiamo queste cose, si sanno queste cose. Ho detto, mi può dare qualche pillola che mi aiuti? Il dottore mi ha dato queste pillole, dice, ne prenda una mezz'ora prima, vedrà che poi con sua moglie si divertite. Io ho preso questa pillola, dopo una settimana pigliavo le pillole e ci portavo e ci dissi, io non le voglio vedere più. Dice, ma come mai? Dice, perché ho preso una pillola, dopo mezz'ora ho preso mia moglie, l'ho buttata su un tavolo, tutti piatti a terra, bicchiere a terra, sfardavo la camicia, stracciavo tutta la gonna, tutte cose a terra. Dice, che non va bene? Ci disse, no, perché in un ristorante non ci posso tornare più. Dice... Dice, andiamo a fare qualche altro esame, facciamo qualche esame. Io ci ho detto, nell'ospedale io non ci vado più. Io negli ospedali non ci vado. L'altro giorno ci sono andato a trovare un amico mio e passava un infermiere. A un certo punto l'ho fermato e ci ho detto, mi scusi infermiere, come mai lei c'ha una supposta messa qua in mezzo all'orecchio? Chi tu piglia la supposta e fa, bella madre, la penna non anfilavo io allora. Ti rendi conto che sono difficoltà, che poi l'amico mio non mi aiuta più, l'amico mio non mi aiuta più, l'amico mio non mi aiuta più. Io gliel'ho detto, vienimi incontro, niente. L'altra volta siamo andati pure al mare, l'acqua che saliva e lui niente, non si muoveva, l'acqua aumentava e lui niente. A un certo punto l'acqua arrivava qua, io l'ho guardato, ci disse, ti contenti a negare ma la testa non la sollevi, disgraziato, niente, niente, che mia moglie mi prende sempre in giro, mia moglie, ah. Siamo andati a trovare a mio compare in Sicilia, che c'era, lui c'ha le vacche, c'ha le pecore, c'ha le galline. A un certo punto mio compare esce con un toro, con finia mai. Mia moglie ci va vicino e ci fa, scusi compare, ma questo toro si accoppia regolarmente? E mio compare, sì, continuamente, cara compare. Mia moglie si gira e mi fa, senti, senti, senti. Mia moglie continua e ci fa, ma questo toro a settimana quante volte si accoppia, diciamo? Ah, compare, quasi 30-40 volte a settimana. E mia moglie, senti, senti, senti. Mi avvicinavo io e ci disse, scusate compare, ma 30-40 volte sempre con la stessa vacca? Che c'entra, vacche diverse? Senti, 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 senti. C'è crisi, c'è crisi. Antonio Pandolfo, dove vai? Patrick. Bravo. Ci vediamo dopo, ci vediamo dopo. Beh, complimenti no, a loro. Lo trovo ringiovanito. È ringiovanito. È ringiovanito. Grazie. Bravissimi loro, ci rivediamo dopo e ridiamo di nuovo. Ma con piacere. Grazie, buona grazie serata, divertitevi. Ciao. Grazie. Terzo concorrente in gara, vincitrice del Festival di Castrocaro, Delise. Dalise. Dalise, vabbè, ah, in inglese era. Dalise, vieni, vieni, si accomodi. Dalise, tu mi hai raccontato una cosa divertente, prego. Buonasera a tutti. Vieni al centro. Wow, che vestito. Grazie.
ragazzi. Riguardo il tuo nome, che cosa è accaduto a Castrocaro? Beh, mi hanno chiamato un po' tutti i nomi: Denise, Dalise, Dalise era giusto. Infatti, volevo però, citare insomma, questa situazione che io avevo letto su YouTube, te l'ho lanciata apposta. Danise. Ecco. Allora, da dove vieni? Vengo da Cancello Scalo, un paese di 3.000 abitanti, anzi, 2.999. Io me ne sono andata. Dove te ne sei nata? A Roma. Senti, Castrocaro, questa vittoria, ma anche una partecipazione a X Factor Italia, che tu, anche se è stata breve, ritieni ti abbia cambiato molto. Beh, in realtà quell'occasione è durata una sola puntata, X Factor, e in quell'occasione ho deciso di abbandonare la musica. E per qualche delusione, ma poi insomma con consapevolezza l'ho ripresa, sì, per il mio benessere ho ripreso la musica. Il brano che presenti si chiama, si intitola Nuvole nella testa, chi l'ha scritto? Dalise Zanchetti Machella. Bah, che bella presentazione, bocca al lupo. Sanremo, maestro Tempo. Sopra un prato con il cielo sopra di me, voglio stare a galla coi pensieri dentro un caffè. Non credevo che fosse possibile che questo grigio nel cuore parlasse per me. Resto immobile, guardo la mia routine, i profumi del prato oggi sono così. Vincitrice di Castrocaro 2015, complimenti, bravissima. E io sono
hai fatto bene a riprendere a cantare. Palco qui. Hai fatto bene a riprendere a cantare, dico, hai fatto bene. Meno male che qualcuno lo pensa. Bravissima comunque. Allora, c'è giurati. Il momento più importante. Ecco, ancora non è finita. Sal Palmieri. 10. Ah, qua si conferma una campionessa. Maestro. 10. Grazie. Pensa ai ragazzi dietro. Ron sorride. Ron niente, non sappiamo niente. Serena Rossi 10. Grazie. Beh, la vedo dura, la vedo dura. Direttore? Non credo sia successo molto spesso nelle che lavoro stavi precedenti. Per fare quando volevi smettere? Mi occupavo di comunicazione per una multinazionale. Andata meglio così. Va bene. Dai. Complimenti, accomodati. Grazie mille, grazie a tutti, grazie a te. Ha fatto bene. Beh, a continuare. Posso dire una cosa della prossima concorrente? Tu dici è terrorizzata, ma ha 17 anni e mezzo, è la più giovane partecipante al Festival della Canzone Italiana di New York. Un po' di emozione c'è tutta. Erika Salvetti, 17 anni e mezzo. Benvenuta a New York. È distrutta, ma ora vedrete queste tensioni, questa paura, quale carica le darà. Ti trasformerai ora, vedi. Se succede questo sei un artista, se non succede vai a lavorare con il posto che ha lasciato la Annalisa. Piano A, piano B. Io ho già un piano B, se non dovessi riuscire a fare la cantante e la musicista vorrei diventare una logopedista. Bocca al lupo, Erika Salvetti. Grazie. Che fuggissi via da me con lo sguardo trasparente immobile, ho lasciato tutto e tutti e così sia, ho ripreso questa vita che era mia, basta con le tue promesse, le paure e le incertezze, oggi io rinascerò senza lacrime e rimpianti, senza l'uomo che ho davanti, e apro le braccia, mi prendo il vento in faccia, niente ormai più mi sposterà, guarda che luna sarà la mia fortuna, ripartire senza di te. Thank you.
Grazie. Bravissima Erika Salvetti, complimenti. Grazie mille. Allora, si è trasformata in carica vitale o no quella paura? Sì. Cioè, e allora ti vedremo ancora, stai tranquilla. Come l'avete sentita questa giovanissima? Beh, canzone difficile, che ha fatto tre cambi di tonalità, vero, quindi la melodia rimane, quindi c'è il maestro fa un'analisi tecnica, tre cambi di tonalità, quindi Ron, ma io devo dire la verità, io ritorno ancora al mio discorso, non voglio ripetere, però cioè è molto alto il livello di queste persone che stanno, di questi concorrenti, perché sono molto preparati, cioè non, si vede che hanno ascoltato musica, si vede che hanno cantato in giro, cioè non arrivano dal niente, insomma, e per cui questa è molto bella questa cosa. Io credo che si sia andato avanti proprio perché insomma con l'avvento di internet poi uno a modo di studiare. Mi viene una domanda proprio così, sì. me l'hai servita come si dice su un piatto d'argento. Io vengo proprio da un'altra generazione, quindi anzi due sì. generazioni se non tre ci separano. Ma tutti questi talent show, questi programmi televisivi in cui la musica veramente diventa il momento di tutti e vediamo che sono il momento per uscire, sono serviti a questa generazione, ma alla sicuramente loro generazione. Sì, sicuramente sì, ma perché quello arrivano preparati, già come si muovono, sono padroni sì, del palco. Sì, no, ma stavo parlando prima di YouTube, secondo me loro vanno su YouTube, si vedono Rihanna, si vedono tutti. Ma anche la televisione ritengo sia. Certo, però voglio dire, uno va a vedere quello che vuole, quello che gli interessa. Mancano un pochino gli autori. Ecco, perché poi con tutto il rispetto per X Factor eccetera, quasi tutti cantano, praticamente tutti, vengono fuori delle voci meravigliose, ma mancano gli autori. Noi che siamo un paese di autori abbiamo saltato già un paio di generazioni in questo modo, di persone che in effetti non scrivono. Ci vorrebbe un X Factor per cantautori. Questo avviene anche nel mondo di noi attori, sì. Abbiamo una generazione di attori strepitosi, sì. Ma purtroppo c'è un gusto nel fare film, fiction o teatro, certo, che certo. Non li aiuta. Però insomma sono venute fuori delle voci meravigliose. Sì, partiamo con la votazione, direttore comincia lei. 8. Serena. Erika, io ho iniziato con gli spettacoli in teatro, più o meno alla tua età mi accompagnava papà, quindi ti sento molto vicina, so l'emozione che stai provando tu, l'orgoglio che sta provando il tuo papà in questo momento che è in sala, quindi ti sento molto vicina per questo, anche alla tua età mica ero così spigliata e così forte e così grande. Il mio voto è questo. Brava, bravissima. 8. Sal Palmieri 8. Grazie. Maestro Tempera 9. Grazie. Grazie. Grazie a te. Grazie Erika. Mille a voi, grazie davvero. Allora è il momento di una parentesi per me. È un momento tuo. Sì, non, Patrizio, non presento tuo. Amici, anzi approfitto degli Vai. Amici, ci sono venuti a trovare anche amici che non vivono qui negli Stati Uniti, negli Americhe. Un posto al sole! E un posto al sole ancora ci sarà. Ma at che last milione, but not least l'enfant prodige. Patrizio, che? Io me li voglio proprio guardare da vicino. Io non so voi, ma per me un posto al sole è resta. Aspetta, ci manca la bambina, ci manca. Certo, la caciottella mia. Viene anche Serena. Serena Rossi. Vi guardo un po' incuriosita. Esci dalla giuria, puoi anche venire fra noi mortali, ora da lì su. È inutile che ti attigi, perché con me rimani sempre vede. Quella stupida bambina che io ho iniziato a far cantare. Siete amatissimi in Italia, amatissimi nel mondo, belli dal vivo, ma poi impegnati in mille altre cose, ecco. Di ognuno di voi poi ho preso prima dietro le quinte qualche, diciamo, aneddoto, qualche racconto. Nina Soldano. Sì, buonasera a tutti. Vi abbraccio, siete tanti, lo so, io vi stringo forte, 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 forte. Ci tieni a raccontare qualcosa riguardo New York? Sei venuta io? 3 anni fa. Ah, io sì. Ci tengo a fartelo raccontare. No, vabbè, sono venuta 3 anni fa, ok, era il 2012, insieme a Davide e ad altri compagni fantastici.
Però dovevamo anche girare per un posto al sole, insomma, era legato alla maratona di New York, insomma, quindi convocazione alle 5 di mattina, bibibova. E praticamente non sono riuscita a vivermi New York, Manhattan. Devo dire che quest'anno invece me la sto veramente godendo a mille, perché la vivo ovviamente in un altro modo, con un pochino più di relax, ecco, e quindi sono contenta. Non chiedo nulla del personaggio di Marina, perché è un personaggio difficile. No, vabbè, un fumetto molto particolare, difficile da interpretare. Però ovviamente Nina è l'opposto e sono contenta, che mi diverto, ecco, ad interpretare Marina. È una bambina che mi ha, come prendo per mano e l'accompagno. Quanti anni sono che sei nel caso? Io ho 12 anni quest'anno, sì, 12. Patrizio, osservi così, tu che li conosci veramente bene, cosa le chiederesti? No, io li adoro veramente, ma credo che tutti quanti, guarda, nelle squadre, no, nelle società ci sta quella competizione delle cose. Questo è un miracolo, ma forse l'ho già detto l'anno scorso, perché è una cosa talmente vera. Io veramente li voglio bene, ma credo che fra di noi sia reciproco fra tutti, non c'è competizione, siamo tutti gratificati, ognuno ha lo suo spazio, ognuno aiuta l'altro a far sì che il prodotto cresca. È un'isola felice. Poi aver attraversato questi ultimi anni di infelicità sociale, civile, politica, economica, grazie a quest'isola che ci ha fatto traghettare questi tempi che spero finiscano presto, io ritengo di essere con i miei colleghi. Cosa le chiederesti? No, cosa diresti? Pensavo di lei, che le devo chiedere? No, cosa le chiederesti? Niente, perché sto dicendo un'occasione che abbiamo avuto tutti nella vita di questo posto al sole. E che... no, tu che sai tutto, tutte le no, cose. Lei è la persona più perfida, ma credo che sia l'attrice più brava, perché fare un personaggio così cattivo, così eccessivo e renderlo vero, credibile, essere anche così è bella. Una prova di grande recitazione, ma che mi ringrazia? Ma che me devi ringraziare? Ma sta zitta, po'. No, perché io sono il bene e lei il male, per cui c'è questa lotta fra lei. Mariangela, d'abbraccio, vuoi chiederle qualcosa? Che lei sta per lanciare un disco, speriamo qualcuno lo raccolga. Mariangela d'abbraccio sorride, un mito per me, una grande attrice anche teatrale. Interpreterai Filomena Marturano, ho saputo questa cosa. Allora, no, grazie. No, sì, tanto io sono, devo dire, raccolgo tutto il lavoro che hanno fatto loro in questi anni, perché arrivo al posto al sole da poco, vado e vengo perché sono sempre in tournée, loro sono straordinari perché mi lasciano il posto. La prima volta a New York, prima spero di tornarci per Filomena Marturano a New York, mi piacerebbe moltissimo fare, penso che con chi lo faccio, gli italiani, per gli italiani in America penso che sarà, insomma, una bella cosa, per me molto importante, una tappa per Filomena. Prima volta a New York in tanti anni di teatro, come mai? Ma prima volta a New York, intanto non ho molta simpatia per aerei, cosa. Quando devo andare a Parigi, a Londra, sono andate per lavoro, per me era sempre... Devo dire che è meglio venire in America che andare a Londra e a Parigi, no? Molto meglio! Cosa ne pensi? Ecco, in questo caso c'è qua una grande fetta di pubblico italo-americano, ma attraverso Rai Italia sta arrivando nelle case di tanti italiani e discendenti nel ma mondo. Ma devo dire che è veramente il posto al sole, è un rapporto col pubblico, in Italia così, ma qua ancora di più. Ho fatto un viaggio appunto in aereo dove era tutto l'aereo, era pazzesco, era tutta gente che ti voleva abbracciare, sorridere, parlare. Veramente ci date tantissimo, perché è come se siamo proprio, ci conosciamo, no? Ci conoscete molto bene, ma ci conosciamo, quindi c'è un grande affetto, è un'emozione veramente particolare. Non penso, facendo un'altra cosa, si possa provare quello che voi date a noi del cast del Posto al Sole. Quindi grazie. Che belle queste testimonianze di... Non entro nel tuo personaggio, perché è ancora più complicato quello di Marina. Davide. Andrea, per me lui è Andrea. Buonasera, è Andrea. Prima volta a New York? No. Sono già venuto al festival un paio di anni fa. Quanti anni fa era, Nina? Tu che ti ricordi tutto, non mi ascolta. Nina, non una fa domanda, niente. Un paio di anni fa, 3 anni fa eravamo al festival. Poi vengo spesso, io ho anche una parte della mia famiglia. Sì, mettiamo un velo pietoso. Ho cantato e sono, penso, uno dei più stonati sulla faccia della terra. No, lo faccio per... Lo faccio per voi, non lo farò il bis. Insomma, ho famiglia, hai qui una c'è parte mia nonna di... che è anche in sala, che saluto, è seduto qui da qualche parte, non lo vorrei disturbare più di tanto. Ciao nonno.
Bella nonna! Quindi vengo spesso a New York, vengo a trovarlo, è una città che mi piace tantissimo, che scopro un po' alla volta, perché uno... Ciao nonna! Ma che bello, scusa Andrea, tu vai avanti, ma nonno è nonna, è bellissimo. Per cui anch'io mi sento un po', diciamo, i miei si sono sposati a New York e mi sento un po' italo-americano anch'io. Avrei potuto essere qui, venire a scuola, ci sono dei miei cugini qua, ora vi presento tutta la famiglia. Dai, presentiamo. E uno dei miei cugini veniva a scuola qui perché abitano qui vicino. Ciao Christian. È bellissima questa cosa improvvisata. Per cui vengo spesso, mi sento a casa a New York. Serena, why you? grazie. Beh, io sono stata in un posto al sole per 6 anni e sono 6 anni che sono andata via dalla soap e comunque tutte le persone continuano a ricordare il mio personaggio. Per me questa è una dimostrazione d'amore e d'affetto enorme, perché nonostante la mia assenza ormai da anni, però il pubblico ricorda con affetto la mia Carmen, il personaggio. Che quindi grazie. Personaggio. Di cuore, sì, una bella passionale, canterina, innamorata di Filippo, tutta la loro storia d'amore travagliata che avrete seguito, e invece nella vita vera qua Io non la volevo chiedere questa cosa, perché ho detto non so se si arrabbiano, non lo dovevamo dire, vabbè sì, anch'io quindi ho una parte di famiglia acquisita a New York e ci allora, vedo sempre tu, volentieri. Io sono sempre molto discreta, quindi ma sì. Mi pongo sempre un limite, ci dico... vogliamo bene, è una cosa bella, quindi si può dire o no? E certo, l'amore allora vince sempre. Grazie. Senti, ha prevalso quindi la musica sul recitare? Non lo so, guarda, cerco di portare avanti tutte e due le cose. Quando poi mi capitano occasioni come Rugantino, che è stato un musical che mi ha dato veramente tanto, sono venuta anche con Enrico Brignano qui proprio a New York a Broadway a chiudere la tournée. Insomma, sono dei ruoli che mi permettono di mettermi in gioco sia come cantante che come attrice, per me è veramente il massimo. Cerco di non decidere mai, di non scegliere mai una cosa o l'altra. Mi piace recitare, mi piace cantare e quando mi danno la possibilità di farlo, insomma, sono contenta. Io mi sto riguardando, Nina Soldano, io la ricordo come la Miss. Abbiamo aperto proprio, questo è un programma nel programma. Invece voglio parlare di Mario Porfio, veramente un mio amico storico. Abbiamo iniziato ormai più di 40 anni fa con il teatro. È uno degli attori comici più straordinari che io abbia avuto accanto in scena. Ora sta facendo una commedia di Salemme in teatro, ma faceva Alfredo in Un posto al sole, ve lo ricordate, il mio amico del cuore, l'ispettore Ramaglia nella squadra. Un attore lì in televisione l'avete visto serio, ma se lo vedete a teatro e se vi capita di venire in Italia, andatevelo a vedere, secondo me è uno dei più grandi attori comici di teatro. Grazie Mario per la tua presenza e di quello che vuoi. No, che c'è da dire, dopo una presentazione del genere sono imbarazzato, non voglio aggiungere nulla, no, la verità... Appunto, sarebbe da confessare che non è tutto così come vede Patrizio. Sono stato in America altre volte, non ho nessuno in America, da oggi penso di avere degli amici che ho scoperto e che sono questi signori che stanno in prima fila, che ci hanno accolto con un affetto e una simpatia e ci hanno mostrato il loro modo di stare uniti, un modo un po' antico forse, ma veramente tanto romantico. Io lo definirei bello. Un modo sano, più sì, che antico. Sì, un modo sano. I ecco, valori della il loro frequentarsi, il loro voler condividere Italia, esatto. Anche il successo dopo tanto lavoro mi ha veramente emozionato. Grazie per avermi ospitato qui su questo palco stasera. Grazie per quello che fate per l'Italia. L'Italia vi ama, anche è perché curioso, voi amate l'Italia. Ma è curioso, a me fa tanto effetto, ormai ci sono abituata, come gli italiani nel mondo vengano visti come più belli degli italiani d'Italia, migliori per certi versi, si percepisce subito questa ospitalità, sì, questa voglia di continuare ad avere un rapporto ecco, col paese lontano. Che è tornata da qualche anno qui a New York, come siete accolti? Al di là che siate famosi o meno, perché io non ritengo c'è sia... C'è un grandissimo calore, ma un'energia fortissima. Tu pensa che 3 anni fa io mi sono emozionata, sai, ma veramente, nel vedere tutti loro così molto, un'energia fortissima, calorosi, pieni d'amore, sai, i veri italiani sono loro, non siamo io noi. Io lo dico sempre. Siete voi. Vero. Mariangela. Potete scendere tutti. Grazie a voi. Ma mi riprendo lei però.
Sì, puoi andare. Senti, o vieni a parlare a casa con me, le chiedi la mano e parliamo seriamente, o io non ti lascio spupazzare la mia Carmen. Per cui facciamo discorsi seri qua. Vado a sedermi. No, tu devi cantare. Quando? Ora. Sì, a sorpresa, vediamo come te la cavi. C'è un microfono vero. Serena Rossi. Grazie, vi canterò un pezzo di Mariah Carey, è stata una delle esibizioni che ho fatto lì al Tale Quale Show. Voi l'avete seguito Tale Quale Show? Ok, vediamo come va. Grazie. No, I can't forget this evening. No, your face is you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but your eyes, your sorrow shows. And yes, it shows. Ooh-oh-oh-oh-oh. No, I can't forget it tomorrow when I think of all my sorrow. When I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Ovation addirittura. No, troppo buone. Meritata, grazie. Porca miseria. Meritatissima. Mi tremano le mani. Ma che soddisfazione. No, la standing ovation si fa in due casi, il tuo è quello buono. Che devo toccare ferro, devo fare corna, tutto il resto appresso. Poi all'età tua la standing ovation è veramente una grande soddisfazione. Mamma mia, enorme, grazie. Sei il mio orgoglio. Ti voglio bene. Mi raccomando, che nella vita si cambia, si rinasce, quindi non ti preoccupare, sono cose momentanee. Quella con Davide. Quindi non ti preoccupare, passa. Tutto passa. Devo mettere zizzania. Tutto passa, prima o poi, e se non passa, passiamo noi. Diceva Luciano. Va bene. No, noi non passeremo mai, amore mio. Vado a sedermi in giuria, va bene? Ho questo compito enorme. Vai. Vado, grazie mille a tutti, grazie. Grazie a Serena Rossi che sta continuando a regalarci perle di musica, anche se Patrizio, ti ricordo che i protagonisti sono i concorrenti. Rifacciamo un applauso, sono venuti dall'Italia. Per essere oggi qui, cosa fai tu col cellulare in mano? Cioè, ormai il fatto dei telefonini, guarda cosa qua. Cos'è, Nicola Giuliani? Cosa fai? Cosa stai facendo? Ormai questo è importante. Ho visto gente in sala operatoria, prima di perdere i sensi, farsi il selfie e lanciare agli amici, stanno per aprirmi. È fantastico, e questo fa la stessa cosa. Ma che fai adesso, subito condividi, come si dice adesso?
No, 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 dopo lo faccio vedere con calma, li faccio schiattare un po' così, insomma. Senti Nicola, da dove vieni? Allora io vengo da San Severo, una città che si trova a sud d'Italia, vicino Foggia, la città di Renzo Arboremi, così almeno individuiamo. Sto a nord della Puglia, vicino al Gargano, che è una terra meravigliosa, non so chi la conosce. Nicola Giuliani, cieco come un sordo. Un sordo. Chiudo gli occhi in faccia al sole, cieco, quasi cieco come un sordo. Vedo rosso, nero e poi non vedo, e penso che forse impazzirei se non vedessi mai. Come può un cieco amare il sole? Ma come può un cieco amare il mare? Ma se un cieco riesce a innamorarsi, anche noi due possiamo amare questo mondo. Amore mio, io penso a un santo di montagna che amo senza che l'abbia visto mai. Santo sotto le stelle addormentato, e penso a un bacio mai restituito mentre sto qui a Bolzano, dove la croce guarda il mare. Abate, vestito rosso come il sangue, dimmi perché questi eremi del monte, questi silenzi, mi strappano insistenti il cuore. E penso, ma come può un cieco amare il sole? Ma come può un cieco amare il mare? Ma se un cieco riesce a innamorarsi, anche noi due possiamo amare questo mondo. Amore, ma come può un cieco amare il sole? Ma come può un cieco amare il mare? Ma se un cieco riesce a innamorarsi, anche noi due possiamo amare questo mondo. Amore mio. Giuliani, Nicola, ti vuoi fare un selfie? Io sai che non ho mai fatto un selfie in vita mia. Ce lo facciamo? Beh, il selfie... Non strappo la regola, che no. Sarà mai. Patrizio, no, stavo scherzando. Facciamoci un selfie, dai. Signori, fatti, noi viviamo in un'era moderna, si può fare, via, una cosa veloce, ma proprio per far schiattare gli amici voi, del paese. Voi ne approfittate per pensare, per tirare un giro. Voi pensate, concentratevi, vi facciamo gli idioti. Allora siamo pronti. Apri.
Non ti vergognare, aspetta un po' che devo cambiare questa cosa. Guarda, questo potrebbe influenzare la giuria. Non ti sentire a disagio, bravo. Ragazzo in gamba, Patrizia. Grazie Nicola, ci guardano Nicola, un po', vediamo... Scusatemi per la libertà che mi sono preso. Che cosa hai seminato in questi seri talenti della musica? Giuria. Sal Palmieri. 9. 9. Perché 9, Sal? Ma innanzitutto l'originalità della canzone. Mi è piaciuto il contenuto di questo messaggio. Molto bello. Maestro, un commento veloce. Allora... qua non è generoso, non è generoso, ma perché è grazie cioè qui c'è la summa, almeno interpreto questo, fra la vocalità, la musicalità e il testo, sono tre cose noi ci dimentichiamo con i cantanti, cioè Caruso non era nessuno se non avesse trovato le romanze che ha cantato. Io dico sempre la voce ci vuole, ma ci vuole anche la canzone. E una volta i tenori pagavano gli autori per avere le grandi canzoni. Quello che diceva prima Ron. Esattamente. Passo parola all'amico. Beh, 10. Passo la parola a te. Al direttore, vai, esatto. Pensa, pensa ancora, passa al direttore. Frankie High Energy. 8. Va bene, complimenti, mi sembra soddisfacente la votazione. Grazie, grazie tante, grazie America. Ciao Nicola. Complimenti. Grazie alla giuria, presidente di giuria. Credo che sia il momento di godermi io un'emozione, ma perché non dico niente del cantante, ma veramente è un autore, un cantante che mi ha emozionato per anni e sicuramente ora lascio la mia rilassatezza, il mio divertimento per emozionarmi con Ron. Quanto mi piacerebbe dirmi rimango con lui e mi metto al pianoforte e ti accompagno, ma non lo so suonare, quindi è meglio che me ne vado. Ah, poi c'è la chitarra, ancora meglio. Che cosa canta? Ron. Ma vuoi saperlo? No, no. Non lo diciamo. No. Allora dopo, Ron. Vuoi l'asta? Sì. Allora, mentre arriva l'asta... Ron, abbraccio per il nostro pubblico, questo accordo, capito. Dico mentre arriva l'asta, dico, cosa fate voi artisti? Ma quando si racconta una barzelletta, esatto, no, perché... deve raccontare e se no uno va così. Di far così per vedere se la chitarra è accordata. Perfetto. Ron! Aiuto? Esatto. Ah, ecco. Allora, abbiamo parlato questa sera di bravura, di tecnica, di canzoni, di autori, di successo, della voglia di arrivare, della televisione che ormai è diventata protagonista più della musica, per cui uno diventa più famoso in televisione prima che poi con la propria musica, con le sue canzoni, insomma. E invece io credo che uno debba anche in qualche modo giustamente fare la sua gavetta e farla bene, farla con grande energia, perché la gavetta è quella che poi, come tutti sappiamo, in qualsiasi lavoro è quella che poi ti dà la sicurezza e la voglia di volare, insomma, di andare a fare quello che vuoi. E questa canzone, che è una canzone americana, pensate, una canzone scritta da un certo Danny O'Keefe, quasi un perfetto sconosciuto, che poi ha avuto la fortuna con Jackson Browne, che è americano invece anche lui, di fargliela cantare. Una canzone che parla di chi va in giro a cantare, a suonare. E io mi ci sono ritrovato talmente bene in questo testo, perché in fondo racconta la storia di noi tutti, quelli che
appunto sono in viaggio per suonare, c'è una città per cantare ogni sera, ma ci sono, c'è anche la nostra vita, e c'è la nostra vita che è piena anche di momenti in cui non si è sempre famosi, dei momenti in cui stai andando male, per cui però la musica è più forte di tutto. Da cui chiami a casa e senti i tuoi che dite com'è andata, benissimo, eccetera. È difficile dire è andata male. Ecco, questa parte è una parte che non si racconta quasi mai, e invece è una parte che bisogna tenere molto, molto presente, soprattutto per chi fa questo lavoro. Ecco, sapere che non è un lavoro solamente di televisione, sono famoso, la gente mi riconosce, no. A volte non te lo sei guadagnato, pur andando in televisione, tutto quel posto. E allora questa canzone ce lo ricorda. Si chiama Una città per cantare. Mi alzate la chitarra un pochino, grazie. Grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati. Tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. Buio anche tra i fari, tra ragazzi come te. Tu canti, smetti e canti, sai che non ti fermerai. E alla mattina puoi fumarti il pomeriggio, si parlerà del tempo, se c'è pioggia non suonerai. Quante interurbane per dire come stai, raccontare dei successi e dei fischi non parlarne mai. E se ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio, una città per cantare. Alle ragazze non chiede niente, perché niente ti possono dare. Se il tuo nome non è sui giornali, lo si fa dimenticare. Lungo la strada tante facce diventano una, e finisci per dimenticare, o la confondi con la luna. Ma quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio, una città per cantare. Grandi strade piene, vecchi alberghi dimenticati. Io non so se ti conviene, i tuoi amori dove sono andati. Buia è la sala, devi ancora cominciare. Tu provi, smetti e provi la canzone che dovrai cantare. Ma non ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Hai davanti una canzone nuova e una città per cantare. Una città per cantare.
Grazie, grazie. Madonna, mi sento anch'io come un partecipante a un concorso. Lo sono, infatti. Ma io ho cominciato con i concorsi, allora non c'era X Factor, amici. Allora avevo 15 anni e i miei mi portavano ai concorsi, insomma. E per cui... Da lì sono arrivato, dai concorsi. Questa è una cosa bella, insomma, lì non c'erano assolutamente televisioni, insomma, non... però insomma c'erano i talent scout che le case discografiche mandavano, e se c'era qualcuno di buono, insomma, si segnavano il numero di telefono, e così è successo a me. È successo a me che ero a scuola e mi ricordo che mi mandavano a chiamare il preside e mi disse: c'è la mare, e sua madre al telefono. E oddio, cosa è successo? Vado al telefono e mia madre dice: sai quel tizio che è venuto a quel concorso, che è di quella casa discografica di Roma? E dice: sì, della RCA. Devi andare a Roma subito con papà, perché ti vogliono per un provino e pare che ci sia di mezzo Sanremo. E io parto con mio padre, vado giù e ci mettono in questa casa discografica, ci mettono in uno studio bellissimo, ci dicono: aspettate qua che adesso deve arrivare la persona che deve far sentire al ragazzo appunto la canzone, insomma, che se va bene va a Sanremo, insomma. Noi aspettiamo un'ora e mezza, ma arriva nessuno. Poi si apre una porta ed entra un personaggio stranissimo. Era un personaggio totalmente vestito da leopardo, sapete quelle tute da leopardo strettissime, no? Che hanno la cerniera che parte da qua e te la tiri su fin qua, le sue gambe secchissime, questa tuta da leopardo con un naso da leopardo nero, con dei baffi appiccicati lunghi fin qua, da leopardo chiaramente, e un paio di occhiali con luce ad intermittenza. E questo tizio si avvicina a mio padre, non a me, e gli fa: ciao Ni. Ed era Renato Zero. Ma in tempi non sospetti, era il 1970, Renato non era assolutamente famoso ancora. Ma non è finita. Mio padre mi guarda in faccia e mi fa... Ho detto, ma non sono tutti così. Ho detto, papà, dai, insomma, sarà un cantante. Ho detto, no. E aspettiamo. E fino a quando si apre la porta ed entra un altro, solo che era su una carrozzella, tutto ingessato. Ma questa è storia, non è assolutamente una cosa inventata. C'era uno che lo spingeva e mi ricordo che c'aveva solamente fuori, insomma, questa barba e degli occhialetti piccoli piccoli, tondi, ed era Lucio Dalla, che aveva avuto un incidente sul raccordo anulare a Roma per venire a far sentire a me una canzone, ed era lui quello che doveva farmi sentire una canzone. Insomma, la canzone che doveva farmi sentire era questa, e me l'ha fatta sentire. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano, eccetera. Solo io ho fatto un provino, tutti quanti felici, mio padre: dai, caspita, è venuta benissimo. Lucio gli dice: oh, ma bravo che sei, vedi che forse ci abbiamo peccato, eccetera. Lo mandano la canzone alla selezione e Sanremo la boccia. Lungimirante. Perché poi Morandi l'ha cantata, dopo un anno, un successo in tutto il mondo. E io me ne vado a casa con la testa bassa con mio padre e poi ci richiamano, insomma, sono andato in effetti a Sanremo, poi appunto come abbiamo detto prima. Però ecco, vedete come si comincia a volte, ed era una cosa veramente straordinaria, perché da scuola sono arrivato lì e dopo un mese sono andato a Sanremo e dopo... pochi giorni dopo Sanremo non potevo camminare per strada. Pensate, un ragazzo di 16 anni come gli può cambiare la vita, la testa, no? Mettetevi nella testa di un ragazzino di 16 anni che vive in un paese come Garlasco, dove vivo io, e si trova famoso, insomma. E per cui ecco perché vi parlavo prima della città per cantare, proprio perché in effetti quelli che hanno macinato tanto alla fine forse sono quelli che hanno forse più energia per andare avanti, insomma. E volevo parlarvi di una canzone adesso che voglio cantare insieme a una grande cantante, veramente l'ho scoperta
questa sera, anche se l'avevo vista a tale quale show, proprio cantando questa canzone. E lei ha fatto Tosca, la canzone si chiama Vorrei incontrarti fra cent'anni, lei si chiama Serena Rossi. Posso? Puoi. Vorrei incontrarti fra cent'anni. Pensa al mondo fra cent'anni, ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra cent'anni, rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino. Starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Oh, questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Oh, questo amore è un faro che brilla. Fra cent'anni combatterò dalla tua parte, perché tale il mio amore che per il tuo bene sopporterei ogni male. Vorrei incontrarti fra cent'anni, come in gabbiano volerò. Sarò felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato, da te che non puoi cancellarmi e cancellarti non posso. Io voglio amarti, voglio averti e dirti quel che sento, abbandonare la mia anima chiusa dentro nel tuo petto. Chiudi gli occhi dolcemente e non ti preoccupare, entra nel mio cuore. Lasciati andare, oh, questo amore più ci consuma, più ci avvicina, oh, questo amore è un faro che brilla in mezzo alla tempesta. Senza aver paura, mai. Vorrei incontrarti fra cent'anni. Tu pensa al mondo fra cent'anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri. Ah, ah. Saranno belli più di ieri. Saranno belli più di ieri. Grazie, momento bellissimo. Serena, non c'è papà tuo che ti ha accompagnato in tutte queste grandi emozioni, ma ci sono io che me ne sono vissute con l'affetto.
emozione. Un sogno, grazie, grazie mille. Bello, bello che lo sia ancora. Signori, pochi minuti, non vi attardate e ci ritroviamo qui. Grazie.